Dunque match che può iniziare. C'è sicuramente il pubblico delle grandi occasioni, soprattutto pubblico di fede calcistica, che è abituata ai grandi impegni, ai grandi traguardi. Sampdoria-Ajax rievoca anche a livello giovanile quello che è stato anche per i grandi nel passato, in un glorioso passato calcistico per entrambe le compagini, a livelli naturalmente di prima squadra. E dunque partita la sfida che vale l'accesso alla finale. Andiamo subito a vedere quelle che sono le due formazioni schierate sul rettangolo di gioco. Allora l'Ajax, agli ordini di Vriman, Nick Vriman, con il numero 1 Schutte, con il numero 2 De Vrijs, con il numero 3 Johnson, con il numero 4 Musk, con il numero 5 Abdoulaye, con il numero 6 De Koenig, con il numero 7 Ichu, con il numero 8 Belki, col numero 9 Etienne Rudolph, col numero 10 Messori, col numero 11 Yeten, col numero 15 Scorsolini, col numero 16 Vandenberg, col numero 17 Scheringa, col numero 18 Luyer. La Sampdoria, allenata da Vito Coppa, con il numero 1 Andrea Rossi, col numero 2 Alessio Pappa Sergio, col numero 3 Dennis Boni, col numero 4 Simone Dagnano, con il numero 5 Filippo Leonardi, con il numero 6 Lorenzo Malanca, con il numero 7 Tancredi Pacini, con il numero 8 Pedro Pignero, con il numero 9 Simone Rosciglioni, con il numero 10 Tommaso Casalino, con il numero 11 Mattia Mangiacapra, con il numero 12 Leonardo Rebora, con il numero 13 Nicolò Vitali, con il numero 14 Federico D'Addario, con il numero 15 Simon Xocosi, con il numero 16 Ivan Di Pasquale. Queste sono le due rose, i due organici presenti a questa sfida. Andiamo a seguire allora il match in questo momento, con la Sampdoria che va alla rimessa laterale con Mattia Mangiacapra. Ancora Mangiacapra, qui l'errore sotto rete, sotto misura da parte di Simone Rosciglioni, che non è riuscito centrare bene il pallone. Qui ancora Tancredi Pacini, giocatore di cui ne sentiremo molto parlare, giocatore tecnicamente tra i migliori in assoluto del torneo. E ora calcio di punizione fidato a Tommaso Casalino, botta dalla distanza, il colpo di testa sotto rete, palla che va alto sulla traversa. 0-0, comincia così Ajax-Sampdoria, inquadrato dalla nostra regia Simone Rosciglioni, attaccante rapidissimo, uno dei più forti della categoria. Attenzione, ancora sale la Sampdoria, palla per Mangiacapra, fermato in questa circostanza da Ichu. Poi l'Ajax sulla fascia prova ad andare ancora Elias Ait Ben Ichu, che guadagna il calcio d'angolo con dalla bandierina, va proprio lo stesso Ben Ichu. La parabola, colpo di testa a spazzare della difesa doriana. Ancora l'Ajax che adesso va alla rimessa laterale. Vedete, Tancredi Pacini ha qualcosa da dire al direttore di gara. Rimessa laterale per l'Ajax. Vedete come giocano molto larghi gli olandesi. Prova a salire palla al piede la formazione dell'Aia. Attenzione, poi la ribattuta, poi spazza via la palla dalla propria area di rigore la Sampdoria. C'è la rimessa laterale con Koenig per il numero 6 dell'Ajax. Palla ancora giocata, poi la Samp ci mette una pezza in difesa, poi prova a calciare dalla distanza
Aboulaye. E dunque adesso Sampdoria recupera la sfera di gioco con la rimessa laterale. Non è sicuramente facile gestire le emozioni per questi ragazzi che arrivano a giocarsi l'accesso a una finale prestigiosa di un torneo tra i migliori al mondo, lo ripetiamo, lo ricorderemo fino alla noia. Stiamo entrando nel quinto minuto di questo primo tempo. Ancora Sampdoria che commette qualche leggerezza in fase di difesa. Ancora l'Ajax che nella fase difensiva riesce a metterci una pezza proprio con Johnson. Ancora la Samp a centrocampo, sta prendendo coraggio la formazione blu cerchiata. Poi c'è Pacini fermato così irregolarmente dalla difesa biancorossa. Calcio di punizione per la squadra di Vito Coppa. Calcio di punizione. Dunque vedete Biselli, l'arbitro di Carrara, che dice qualcosa per quel giocatore Etienne Rudolf Rovien. Calcio di punizione per la Samp. Il tiro dalla distanza è sulla riga ancora. Aveva calciato Tommaso Casalino, l'Ajax si salva in qualche modo. E allora ancora a centrocampo c'è il break della Samp. L'arbitro dice che il fallo l'ha subito proprio Casalino, che adesso va a incaricarsi dell'esecuzione. C'è l'arbitro che ha qualcosa da dire all'allenatore dell'Ajax. Gli ha detto qui dirigo io, e l'arbitro espelle l'allenatore, dunque Nick Vriman espulso per aver detto qualcosa in più al direttore di gara. L'abbiamo visto proprio dal labiale, non aveva gradito la presa di posizione del direttore di gara, gli ha detto qualche cosa in olandese. E Vito Coppa ha chiesto sostanzialmente che l'allenatore dell'Olanda, della formazione olandese, potesse rimanere sul rettangolo di gioco. E dunque questo succede anche a livello giovanile, dunque massimo fair play. Dunque Nick Vriman torna al suo posto. Calcio d'angolo per la Sampdoria, che adesso sta provando a fare la partita. La bandierina, il colpo di testa, la palla sulla riga, è lì. Poi arriva il portiere Oliver Schutte, che va alla rimessa. Ancora l'Ajax in avanti. C'è il colpo a corpo con la difesa della Sampdoria, impeccabile. Vedete, ribattono i ragazzi di Vito Coppa, palla su palla. Ancora la Samp che adesso prova a giocare sullo stretto. Qui c'è un errore di disimpegno da parte di Andrea Rossi. Ancora la Samp che va in chiusura su Luca Messori, capitano dell'Ajax. Attenzione, sale ancora la squadra olandese. Gestisce il possesso del pallone, vanno sul fondo, però questa giocata d'autore Ichu fermato così dalla difesa della Sampdoria. Tra gli applausi scroscianti del pubblico siepato sugli spalti del Necchi di Forte dei Marmi. Ancora centrocampo l'Ajax, giganteggia in questo momento nella fase della ricostruzione. Tutto di prima, attenzione, l'1-2 sotto rete, il tiro, arriva la parata di Andrea Rossi che strappa gli applausi. Avete visto come stia giocando molto di prima. Ancora prova adesso De Koning,
andare sul fondo. Mangiacapra lo ferma. Allora la ricostruzione di Rosciglioni. La Samp che prova a giocare a calcio, testa alta, soprattutto ampiezza di visione del gioco. Ancora sulla riga c'è Pacini che ha provato a lanciare proprio Rosciglioni, il colpo di testa è di Mangiacapra. Ancora Pacini, poi sbagliato l'ultimo passaggio da parte della Sampdoria. Attenzione perché c'è adesso l'offensiva di Etienne. Ancora Etienne, gioco di gambe, e sono soltanto ragazzi del 2007 questi, immaginate tra qualche anno come saranno ancora più forti. Il tiro, questa volta la palla volta sulla traversa, bella giocata da parte dell'Ajax. De La Rossi era pronto sul pallone, ora rimessa con le mani, sbagliato il suo passaggio, subito la Samp in difesa che spazza la palla. Ancora a centrocampo l'Ajax, sta giocando meglio in questo momento l'Ajax nella fase dell'interdizione, c'è l'azione di contropiede, vediamo se il pallone viene mantenuto in campo. Sì, l'Ajax mantiene il pallone sul rettangolo di gioco, c'è ancora Messori, difesa della Samp si chiude, poi il tiro dalla distanza proprio di Aboluya. Ancora l'Ajax sulla fascia destra, anzi fascia sinistra, poi la Samp va a spazzare la palla lontana dalla propria area di rigore, c'è la giocata, questo corpo a corpo di Rosciglioni con un difensore avversario, alla meglio l'olandese che adesso va a battere il calcio di punizione, prova a salire, palla al piede l'Ajax con De Koning. Apertura su Ichu, ancora Ichu sul fondo, il cross, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, nessun giocatore, maglia biancorossa trova il timing giusto per concludere a rete, 0-0, siamo quasi al 12° minuto del primo tempo, è la semifinale che spalanca le porte alla finalissima. Attenzione, il tiro e il gol! L'Ajax si porta in vantaggio con questa fucilata, dal limite dell'area di rigore. L'Ajax in vantaggio. L'autore del gol è Ichu. Grande giocata, andiamola a rivedere. Vedete Ichu, giocata di gambe precisa, poi il tiro con il destro non lascia scampo al portiere, ad Andrea Rossi. 1-0, cambia subito il punteggio al minuto numero 12 con Ichu, trova il gol dell'1-0, forse nel momento migliore della Sampdoria, e dunque 1-0 parziale per l'Ajax in questo match, in questo primo tempo, in questi primi 20 minuti. Siamo al 12°, quasi 13°. Sampdoria che va adesso alla rimessa laterale. Ex adesso gioca questa palla alta, il colpo di testa della difesa della Samp. Attenzione, c'è ancora la giocata della Sampdoria al centrocampo, prova questa verticalizzazione, ancora Rosciglioni, il controllo non è precisissimo però permette ai propri compagni di rigiocare il pallone. Ancora l'Ajax al centrocampo, recupera sempre la Sampdoria la sfera di gioco, si va avanti ancora con la Samp che sicuramente ha fatto di più gioco. Centrocampo ha fatto vedere qualcosa di più, però l'Ajax è stata più concreta. Ancora Ichu sul fondo, guadagna un altro calcio d'angolo. Ancora la Sampdoria che si rintana nella propria area di rigore. Inquadrato il giocatore che ha sbloccato il match, Elias Ait Ben Ichu.
Calcio d'angolo, palla tagliata, colpo di testa ancora nell'area di rigore della Samp. Questo è fallo fischiato dall'arbitro Biselli. Gamba tesa, gioco pericoloso per la Sampdoria, dunque calcio di punizione per l'Ajax. Calcio di punizione per l'Ajax. L'arbitro che indica il fischietto, ovvero che si può battere il calcio di punizione solo con il fischio. E allora seguiamo stazione, il calcio di punizione, la rasoiata da parte di Johnson, ancora Johnson, fermato in maniera fallosa da Simone Rosciglioni. Una Samp che comunque sta reggendo molto bene il campo, gioca anche sicuramente in maniera molto spavalda talvolta. Ancora Johnson, palla nel mucchio e il gol, anzi no, la palla sulla riga, salvata in extremis dalla difesa della Sampdoria. Ancora la Samp in difficoltà, l'Ajax sta accelerando. E ancora l'Ajax sotto porta. Samp adesso sta provando ad andare in contropiede. Il portiere Schutte, costretto con il destro a spazzare in fallo laterale. 1-0, 1-0 per l'Ajax. Andiamo a rivedere, vedete? Fatto in extremis proprio da Lorenzo Malanca. Adesso Mattia Mangiacapra chiede ai suoi compagni di farsi vedere, quindi un uomo che gli vada incontro. Arriva Pacini, palla ancora per Rosciglioni. L'Ajax gioca molto sul veloce, ancora Etienne, brava la difesa della Samp a difendersi. Attenzione ancora l'Ajax, poi dietro c'è Malanca che esce palla al piede in maniera perfetta. Qui la chiusura proprio di Messori. Ancora Messori prova a tagliare la palla. Ancora l'Ajax, l'1-2 in profondità. C'è questa giocata importante da parte ancora dell'Ajax. Vediamo cosa decide il direttore di gara. Per un calcio di punizione. Calcio di punizione. La fuga impressionante di Lucas Yetien. Pazzesco. Fattore dalla falcata impressionante. Guarda, tecnicamente impressionante. Ajax all'attacco adesso, calcio di punizione, ancora calcio di punizione, l'arbitro ha detto ai giocatori della Sampdoria di essere meno irruenti nei contrasti. Calcio di punizione, il tiro, e qui ci mette una pezza il bravissimo Andrea Rossi, che devia in calcio d'angolo. E gli applausi che sentite sono tutti per lui. Andiamo a rivedere il prodigioso intervento di Andrea Rossi, che devia in calcio d'angolo dalla bandierina Ichu. Ancora Pacini, ancora la Samp prova a distendersi in contropiede, c'è la fuga di Mangiacapra, ancora Mangiacapra, due su di lui, vedete, c'è il raddoppio di marcatura, poi ancora Messori, poi la Samp prova a uscire da questo imbuto. Ancora l'Ajax, vedete, nello stretto, qui c'è l'azione da parte di Yetén, messo giù da una spallata dell'onnipresente Lorenzo Malanca. Sì,
1-0 per la formazione olandese. Guardate Messori con quale eleganza si porti il pallone incollato ai piedi. 1-0 per l'Ajax, la rete fino a questo momento siglata da Ichu al 12° minuto di questo primo tempo. Ancora nel mezzo il passaggio provato De Koning, difensore molto eclettico, abbiamo visto bravo nella fase difensiva ma anche nella costruzione. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per l'Ajax. Gli applausi che sentite sono del Necchi, indirizzati ad Ajax e Sampdoria, che hanno dato vita a un bellissimo primo tempo, uno dei tornei più importanti a livello giovanile, non solo in Italia ma a livello europeo. Secondo tempo che inizia in questo momento, ricordiamo 64 squadre tra le migliori al mondo, oltre 1200 atleti. Un evento a carattere sportivo e turistico in nome della pace, della fratellanza e dell'integrazione razziale. Sono valori, amici telespettatori, che rendono ancora più bello lo spirito con cui viene organizzato questo evento. Il terreno è in perfette condizioni, c'è il sole, un leggero venticello che non guasta, che permette ai ragazzi in campo di divertirsi senza essere costretti a una cappa di calore. Attenzione ancora l'Ajax, il tiro, la palla che va a sfiorare il palo alla sinistra di Rossi, immobile sulla conclusione di Yeten. Qui Ajax vicinissima al raddoppio in questa ripresa, in questo inizio di ripresa. Intanto inizia a operare qualche cambio Vito Coppa, con l'Ajax che prova con questo tiro senza pretese. 1-0 per formazione olandese. Ancora Malanka, palla per Xhakozi, Simon Xhakozi. Si fanno sentire i supporters blu cerchiati, sono soprattutto i genitori dei ragazzi. Che si stanno scatenando sugli spalti. Attenzione, qui sui gradoni del Necchi, di Forte dei Marmi. Ancora la Samp prova a sfondare sulla sinistra, ma l'Ajax, come potete vedere, chiude molto bene ogni varco. Con il colpo di tacco da parte di Filippo Leonardi fermato. Ancora la Samp in disimpegno, l'Ajax nella fase dell'interdizione, il cross e poi ci mette anche qui un'altra pezza Andrea Rossi, che riesce a deviare in calcio d'angolo il tiro di Luca Messori, inquadrato il capitano dell'Ajax. Dalla bandierina va Lucas Jeten col sinistro, spizzata, ancora difesa della Samp in affanno, il tiro adesso, il gol, il 2-0, il 2-0 dell'Ajax. Una prova di forza da parte della formazione olandese, che va a segnare il 2-0. Un gran gol. Andiamo a rivedere, vedete la rete siglata da Ichu, che così realizza la sua doppietta personale, una fucilata su cui Andrea Rossi non può nulla. 2-0 al terzo minuto, quasi quarto, ancora Ichu, olandese terrificante,
sta cambiando volto al match. C'è Johnson che apre il gioco su De Koning, ancora lui sulla fascia, palla al centro, la parata, poi il tap-in sotto rete, il 3-0 dell'Ajax, il 3-0 dell'Ajax con Etienne, 3-0 dell'Ajax che mette in cassaforte il risultato. Etienne Rovien, Etienne Rudolf, sigla al quarto minuto il gol del 3-0. E adesso il pubblico di marca blu cerchiata cerca di sostenere, di incitare i propri ragazzi che nel giro di 60 secondi hanno subito due reti da parte degli olandesi, precisi, cinici. Ancora De Koning, palla ancora per Etienne, testa alta, guardate anche la postura di Etienne, tiene all'indietro, Sampa a centrocampo, cerca di fare la differenza, ancora il giocatore Abuluya. C'è l'azione di Etienne fermato dalla difesa e dunque la Sampdoria adesso che deve cercare di reagire. Dovrebbe cercare di reagire e se riuscisse a trovare il gol la Sampdoria probabilmente potrebbe anche avere qualche speranza di riaprire il match, ma giocando naturalmente contro un Ajax così tatticamente perfetta è sempre più difficile riuscire a trovare la via del gol e dunque il punteggio ed è l'Ajax giganteggiare questa ripresa, una ripresa nella quale l'Ajax ha segnato ben due reti, dunque Ajax 3, lo ripetiamo, Sampdoria 0, il doppietta di Chu e la rete di Etienne stanno tagliando le gambe ai blu cerchiati. Sampdoria che a nostro parere, a nostro giudizio ha disputato sicuramente un grande torneo fino a oggi, ma anche la partita contro l'Ajax non è stata male, anzi Samp ha giocato molto bene la fase iniziale del match giocando una gara tatticamente perfetta, poi è uscita la distanza l'Ajax, avete visto come abbia messo più sulla fisicità la partita e poi nel corso della gara l'Ajax abbia anche amministrato meglio il proprio modo di interpretare il calcio, tipico naturalmente olandese. Due gol nel giro di un minuto, tra il terzo e il quarto minuto nella ripresa. Ancora l'Ajax, calcio di punizione con Johnson, palla nel mucchio, c'era comunque Andrea Rossi. Adesso Xhakozi, Simon Xhakozi guadagna questa rimessa laterale, l'Ajax con un piede in finale, l'Ajax è formazione detentrice del titolo vinto nello scorso torneo, nella scorsa annata naturalmente, quando in finale ha battuto l'Atletico Madrid. E per una sorta di ironia della sorte, scusate il gioco di parole, intanto la conclusione che va vicina al palo, alla sinistra del portiere Schutte.
con la Sampdoria che ha sfiorato il gol. Dicevamo, dall'altra parte si affrontano Atletico Madrid e Nordjylland. Dunque potrebbe naturalmente ripresentarsi una finale Ajax-Atletico Madrid per seconda volta consecutiva. Attenzione alla Sampdoria adesso, c'è il recupero del pallone fermato in maniera fallosa da Johnson, il giocatore della Samp. Rimessa dovrebbe essere, vediamo, per la Sampdoria. In effetti è così, anzi si riprende con il calcio di punizione, quindi avevamo visto bene calcio di punizione con Lorenzo Malanca alla esecuzione del calcio di punizione. C'è ancora l'Ajax in fase di contropiede, guardate Belfchi, serie di finte di corpo, ancora l'Ajax, vedete, hanno un ottimo, un'ottima gestione del pallone e poi lì, attenzione il tiro, la paratona con i piedi ancora di Andrea Rossi. Andiamo a rivedere la conclusione qui. Bravissimo l'estremo della Sampdoria, estremo difensore della Sampdoria, calcio d'angolo con Musk dalla bandierina. Ancora l'Ajax che adesso galoppa con Scheringa, stavolta guadagna il calcio d'angolo, gli applausi Sven Scheringa. Siamo al decimo della ripresa, 3-0 per l'Ajax che ha messo una seria ipoteca sulla finale. L'Ajax dalla bandierina, nessuno va a colpire di testa, allora la ricostruzione del gioco dell'Ajax, il traversone ancora lì, si gioca sul filo della riga e poi stavolta calcio d'angolo, è stato evitato dalla Samp nella precedente occasione, in questa invece arriva il calcio d'angolo battuto ancora da Musk. Diamo il colpo di testa e poi la conclusione, palla ancora in calcio d'angolo, Ajax che sta pressando la Samp nella propria area di rigore. La bandierina Belfchi con il destro dovrà mettere palla al centro, poi il colpo di testa, ancora calcio d'angolo, ci mette la testa anche un difensore della Sampdoria. Ajax a tutto campo, l'Ajax che sta legittimando il proprio successo, il proprio vantaggio soprattutto. Sampdoria deve credere fino all'ultimo minuto nella rimonta, che se l'Ajax sta giocando benissimo. Il tiro questa volta sfiora la quarta rete, la formazione olandese con Messori. Sempre 3-0. Attenzione, vedete anche in scivolata come vanno a cercare di recuperare il pallone questa volta. Xacosi si è trovato in difficoltà, però è riuscito a recuperare la sfera di gioco. La rimessa laterale ancora per la Sampdoria. Gioca sulla riga bianca. Prova a mettere palla a terra Xacosi, guardate, bella giocata, stilisticamente perfetta, attenzione ancora l'Ajax che prova a imprimere il proprio ritmo, in questo caso al match. Siamo nel corso del 13° minuto, intanto rientrano Mangiacapra, rientrano Pacini e Rosciglioni. A 0 per l'Ajax, 7 minuti, 8 minuti, anzi 6 minuti di speranza per la Sampdoria. Attenzione, e qui arriva il gol, il quarto gol da parte dell'Ajax
con il portiere non esente da colpe, qui ha letto male il rimbalzo del pallone e arriva il quarto gol da parte dell'Ajax con Musk calciato dalla distanza. Era abbastanza singolare, è arrivato il gol dell'Ajax che ora prova a dilagare, arriva la sgroppata di Scheringa, andiamo a rivedere, vedete il tiro di Musche, palla che rimbalza, il portiere si fa sorprendere, ha preso una traiettoria stranissima. E allora 4-0 per l'Ajax che praticamente chiude il match. Attenzione, il colpo di testa da parte di Etienne, palla vicinissima all'incrocio dei pali, ancora Etienne, attenzione il tiro, questa volta il gol da parte di Scheringa, colpevole ancora una volta il portiere della Sampdoria. Scheringa mette la palla per la quinta volta alle spalle del portiere Doriano. Con dunque Scheringa attenzione, seguiamo la partita. Tra l'altro in porta gioca anche Leonardo Rebora. Sampa che sta incassando un punteggio troppo severo, soprattutto alla luce del gioco espresso, quindi sicuramente i valori non sono legati al 5-0, ma probabilmente a una migliore interpretazione della partita da parte dei ragazzi olandesi. Ancora l'Ajax in contropiede, guardate Etienne, che già anche da come sta in campo sembra un giocatore bello fatto e pronto, come si dice nel gergo. Attenzione, c'è sempre l'Ajax in avanti, ancora Etienne, guardate come difende bene il pallone, poi la palla ancora per Scheringa, fermato ancora la Samp a centrocampo, la palla verso lo scatto di Rosciglioni. C'è Scheringa, prova a lanciare Etienne, questa volta esce bene il portiere della Sampdoria, adesso si incarica del rinvio, stavolta non è preciso, 3 minuti salvo naturalmente recupero alla fine di questo match che vede l'Ajax vincere 5-0 sulla Sampdoria nella semifinale che vale l'accesso alla finalissima di oggi pomeriggio. Però onore alla Sampdoria per il torneo disputato fino ad oggi, soprattutto per il modo in cui ha saputo anche tenere testa all'Ajax nel primo tempo. Primo tempo, lo ricordiamo, finito 1-0 per l'Ajax, ma con la Sampdoria che aveva meritato soprattutto anche qualcosa di più, andare sotto avendo costruito, avendo anche sfiorato la marcatura. L'Ajax più precisa, guardate l'Ajax sulla fascia, ancora la sgroppata di Musche, poi ancora Scheringa, attenzione a De Vrij, ancora attenzione il tiro, la traversa di Etienne con ancora l'Ajax vicino al sesto gol, attenzione Scheringa, il break della Sampdoria a centrocampo.
la rigiocata a cercare Rosciglioni, prova ad andare in fuga Rosciglioni, fermato in extremis dalla difesa olandese. Fermato in extremis Rosciglione, avete visto la fuga sulla fascia destra, provato ad andare via Rosciglione, e dunque andate ancora la giocata di Etienne, si è bevuto l'avversario, il tiro, la traversa, gli ha detto di no, ma che giocatore ragazzi questo Etienne, questo Rovienne Etienne Rudolph. Attenzione, la Samp sotto rete, non riesce a concludere con l'Ajax in due sul pallone. E qui il portiere dell'Ajax para con disinvoltura. Ancora formazione della Sampdoria al centrocampo, in sofferenza. Sta provando a procedere l'Ajax e questa volta arriva invece il triplice fischio del direttore Biselli di Carrara. L'Ajax va in finale 5-0 alla Sampdoria. Andiamo a ricordare i marcatori: la doppietta di Ichu, poi Etienne, Muschke e Scheringa chiudono i conti di questa prima semifinale.